61. Sono andata a ritirarla. Quando sono entrata nella Resistenza, ero dunque, proprio nella Resistenza si è cominciati dopo che è dichiarata la guerra e che io ho dovuto abbandonare mio figlio e la mia famiglia. È stato lì in primavera. Ho lasciato Giorgio, che aveva 3 anni e mezzo, alla mamma. E io sono venuto a Bologna. Non sapevo dove andare, ma un compagno mi aveva suggerito di portarmi a casa sua, da sua madre. Ha detto così, vieni giù a Pianoro, vieni giù alla mattina, poi vai giù alla sera, sai, perché i primi giorni sono giorni molto difficili, perché dici cosa facciamo, dove andiamo, ci sarà ancora il compagno, la compagna, come saranno messe queste famiglie, perché la guerra ormai aveva colpito tutti, ma nessuno era ancora deciso a farla. E allora presi, lasciai Giorgio alla mamma e andai a Pianoro. Da Nerozzi, se scrivi anche il nome di Nerozzi va benissimo, da Walter Nerozzi, che era un antifascista vecchio, uscito anche lui dopo le dichiarazioni della guerra, e mi lasciò là. Giorgio, ho fatto un errore, ho detto che ho portato Giorgio a Pianoro, ma invece no, lo lasciai al Solo delle Miglie, a casa da mia madre, perché io a Pianoro non ero ancora andata, non sapevo. E poi portare un bambino era pericoloso. Infatti lo lasciai alla mamma. Fu un distacco molto grande, terribile, perché un bambino di 3 anni e mezzo che piange, mamma, mamma, sta qui, la mamma poverina, anche lei piangeva. Fu una cosa molto dura, ma dovetti farla. E andai via con questo Nerozzi. Arrivai a casa dalla mamma di Nerozzi, con tutta l'accoglienza che si può immaginare. Dici, ti devi adattare, perché noi siamo poveri. E raccontò un po' la storia della sua vita.
Walter era degli anni che era via, era avuto il processo, era stato condannato, quindi ero un bel po'. E a casa mia c'era sempre la polizia e i carabinieri che andavano a cercarmi. Ma poi non cercavano solo me. La famiglia dei Gonzalo, che era una famiglia antifascista da prima, è da sempre stata perseguitata. Come hai incominciato? Sei andata a Pianoro e lì avete cominciato a... Di lì ero già d'accordo con altri due compagni e venemmo a Bologna. Bologna incominciò proprio, cominciamo a Organizzare. organizzarci perché avevamo già i posti da andare. Io presi la direzione di Via Rialto, che c'era un compagno che lavorava, aveva un negozio da fruttivendolo, la moglie, e il marito lavorava in via San Petronio Vecchio, dove c'era È lo stesso. la Croce Rossa. Ah, c'era la Croce C'era Rossa. la Croce Rossa e lui lavorava in mezzo alla Croce Rossa e lei lavorava in mezzo alla popolazione che andavano a fare la spesa. Così facciamo abbastanza presto a organizzarci. E di che cosa si parlò? Si parlò che bisognava fare più presto a raccogliere i gruppi dispersi, i gruppi che erano venuti a casa, e poi dopo incominciare a formare anche le brigate. A Bologna avevamo per primo quel gruppo lì e poi avevamo anche avevamo una studentessa che abitava di fronte alla Croce Rossa, sempre in via San Petronio Vecchio. Anche lei si chiamava, come si chiamava, che morte? A Tosca? È morta dopo la guerra. Ah, è morto dopo la... Dopo la guerra ha lavorato lei. Lei teneva, ha preso contatto subito con i suoi studenti, professori, anche professori, e guardava quali potevano essere presentabili ai comandanti. Per noi come comandanti a Bologna avevamo Dossa. Avevamo Barontini,
Dario, comandante della brigata. Avevamo Amendola. Avevamo Amendola? Amendola, brava! Giorgio Amendola, che suo padre era stato ammazzato dai fascisti nel 24, quando lui poi entrò nel movimento dei comunisti, ma proprio giovani. E così lui, perché era figlio di un liberale, era un liberale, erano gente che avevano anche dei soldini, andava a scuola, infatti ha fatto anche l'università. E allora avevano possibilità di muoversi meglio e ci teneva tutti a bada noi. Si formò il primo gruppo, in Saragozza, uno in Saffi, uno in Santo Stefano, ma mica tutti in una volta, ci è voluto del tempo, perché cercarli, parlare, sentire se ancora, perché ce n'erano alcune che si erano anche allontanati. E si cominciò di lì, dal mese di... alla primavera, giugno, la guerra scoppiò. Il 39? Nel 39, in giugno mi pare. E noi cominciamo nel 39 a raccogliere, avere questi nomi, ma non erano poi i nomi veri. E adesso prendemmo i nomi Barozzini, si chiamava Dario, il nome di battaglia. Giorgio si chiamava Il tuo qual era? Il tuo nome di battaglia qual era? Il mio nome era Giuliana. Fu messo Giuliana. Fui scelta da questi 4-5 compagni vecchi da vecchia data e il mio nome venne scelto da questi 4-5 a un capo che era venuto fuori di galera, che era poco, che si chiamava, era uno di Calderaro di Reno, del Lippo, in quei gruppi lì. E qual era il tuo compito, Giuliana? Cosa dovevi fare te? Il mio compito dal primo giorno e l'ultimo è stato quello di suggerire i nomi vecchi, la gente affidabile, e poi dopo di raccogliere la stampa. Il mio compito principale è stato dal primo giorno all'ultimo
la raccolta della stampa, delle brigate, grandi e piccole che fossero, perché poi diventa lunga la storia, perché poi non ci fermammo a cercarci comunisti compagni. Si allargò il cerchio, entrammo in tutti i partiti e col tempo facemmo tutte le brigate, brigate comunista, brigata socialista, brigata democristiana, brigata lì bisogna guardare. E tra brigate lavoravate insieme o ognuna per sé? Ognuno aveva il suo gruppo con i suoi comandanti, ma il comandante era uno di ogni gruppo, poi se la vedeva lui. Io, per esempio, ero la prima staffetta che raccoglievo le staffette, le donne che ancora non sapevano niente, ma che si potevano utilizzare a far da mangiare, a raccogliere. E organizzaste le donne te anche? Delle donne. Aspetta, sì. Lunga, corta, lunga perché la strada era lunga, ma corta perché bisognava fare in fretta, perché i fascisti e i tedeschi venivano avanti rapidamente, senza a loro non mancava il materiale, avevano tutto, mentre noi non avevamo niente. No, noi ci mancava casa, materiale, un bombo, un rivoltello, ci mancava tutto. E chi vi forniva questo materiale? Sempre tra gruppo a gruppo, raccogliere l'uno e l'altro, sai che là c'è. Ma si rubava o si prendeva dall'esercito, no? E poi man mano che venivano a casa, da fuori, da lontano, portavano a casa qualche cosa e si metteva sempre. Era un problema anche quello di trovare a nascondere, perché bisogna trovare dei contadini disposti a dar su un porcile, un qualche cosa, o anche di nascosto. Quante donne c'erano? C'erano pochine all'inizio. In donne in tutte arrivammo, partimmo da poche e finimmo che eravamo in un bel gruppo, raccolto tutti quelli dei partiti. Poi ci dividemmo subito, ma ogni partito fece solo un gruppetto di donne da portare le armi, da portare da mangiare, quello che ci voleva. Dovevamo prendere loro o dove ci suggerivano che c'era passato le brigate fasciste, che avevano lasciato qualche cosa, o tedeschi. Quindi era un compito
anche molto pericoloso. Difficile, pericoloso, ma comunque ne avevamo trovate a Bologna e eravamo in parecchie. Tu eri amica anche della Tosca? La Tosca rientrò del 39, quando la Francia disse che chi voleva rimanere francese si doveva prendere la cittadinanza. Allora, siccome il partito in Francia ne aveva parecchi, decise di mandarne a Bologna il più che poteva, e delle donne mandò quelle poche che aveva. Aveva la Tosca, c'era sua sorella, le sue sorelle, i suoi genitori, perché i suoi genitori scapparono via prima che scoppiasse la guerra. Quando nacque il fascismo, tutti gli antifascisti proprio scapparono e la Francia ne ha ospitati molti, molti. E le famiglie della Tosca erano andati, pochi alla volta, erano andati tutti in Francia. La Francia, la Tosca sposò in Italia e poi andò in Francia subito. Ebbe Sergio in Francia e gli venne che corre il mondo, che mi telefona sempre, è ancora al mondo ma vive in Francia, perché dopo la liberazione lei ha voluto andare in Francia, che suo marito era un toscano, la famiglia, perché si cambiava i toscani, gli umbri, e si cercavano tutti e piano piano si raccoglievano da qualunque parte fosse. Allora la Tosca venne allora con i due bambini, perché il marito era già morto in Francia. Venne con Sergio e il Livonne. E vi siete fatti anche una promessa, no? Che se succedeva qualcosa l'una, l'altra se ne prendeva cura, degli altri. Dei bambini. Dei bambini. Se una rimaneva, dopo dovevamo pensare anche ai bambini, trovare delle famiglie. Questo qui è un altro pezzetto che vorrei andare più avanti, ma io adesso non ne posso più. Va bene, facciamo un'altra volta, eh? Ecco. Sì, perché non ho più fiato. Thank you.